essere stati invitati a questo, a questa tavola rotonda permette proprio di attivare una serie di sinergie collaborative tra attori, stakeholder del territorio in vista di attività proprio di progettazione, di coprogettazione sociale nell'ambito appunto. Credo che sia molto utile la collaborazione fra diverse associazioni che si interessano di diverse branche del terzo settore. Io mi complimento con l'Istituto di Arti Terapie di Lecce e in particolare con il professor Centonze per l'organizzazione di questo convegno che ha visto riunite quest'oggi tante associazioni di volontariato. Sono Ezio De Gottardo dell'associazione Ampiamente, l'associazione che riunisce i formatori salentini, quindi raccoglie tutti i formatori, tutti coloro che si occupano di formazione nel territorio salentino.